Ciao, dove siamo oggi? Siamo nella piramide di Unas, un posto veramente meraviglioso qui a Saqqara, a sud della tomba, della piramide a gradoni di Djoser, ed è un posto veramente particolare. È il primo posto, la prima piramide in cui si possono trovare i testi delle piramidi. Sono un complesso, un corpus di testi veramente enorme. Come potete vedere, le pareti sono piene di questi testi. E parliamo dell'antico regno Unas o Unis, è l'ultimo faraone della quinta dinastia. E quindi nel suo caso appaiono questi testi delle piramidi, proseguiranno ancora per la quinta e la sesta dinastia, ce ne sono diversi esempi, e dopodiché di nuovo scompariranno. È un caso unico, ma è importantissimo, perché consolida tutti quelli che sono testi che probabilmente sono molto più antichi, addirittura più antichi dei faraoni della piana di Giza, quindi di Cheope, Kefren, e sono testi che venivano pronunciati, delle formule pronunciate durante i processi funerari, qui sono state consolidate e congelate su queste pareti, e sono veramente ricchissimi di riferimenti. Sì, ma qua solo il disegno, c'è ancora un'altra stanza? C'è ancora un'altra stanza, questa è solamente l'anticamera. Sì, andiamo. La camera funeraria della Europa. Qui si, wow, si può vedere, a parte la continuazione dei testi delle piramidi, abbiamo anche questo sarcofago. Sembra basalto, comunque che pietra veramente idradura. E il sarcofago, come sempre, è orientato a una direzione che segue le coordinate cardinali, quindi è orientato. Qui abbiamo la posizione est-ovest per il sarcofago, mentre la stanza è orientata nord-sud. Bellissimo, anche il soffitto è molto interessante. Perché ancora, per questi primi casi dell'antico regno, i testi dimostrano ancora un orientamento stellare del culto. Ci sono riferimenti a Orione, a Sirio, alle stelle circumpolari, le instancabili, quindi sia le immortali che sono circumpolari, sia gli instancabili che sono dall'altra parte, che solo riappaiono. È molto interessante. È molto interessante. Va bene. Una visita meravigliosa, noi qua a Saqqara, e poi adesso andiamo a vedere la piramide a gradoni. Sei pronto? Certo. Va bene. Alla prossima. Alla prossima.